Logosfera e il piacere di incontrare Ludmilla Radchenko. Siamo qui al Diana Majestic per le sue opere. Raccontaci un po' questi quadri dove il comune denominatore è Madonna. Sì, il tema dei quadri è Madonna, Madonna Lifestyle. Praticamente in questa collezione ho inquadrato tutti i volti di Madonna, diciamo la sua capacità di cambiarsi, perché Madonna per me rappresenta l'icona del dinamismo. E siccome anch'io sono molto dinamica come persona, ho preso spunto da lei perché lei non esce mai di moda, è sempre al top, è sempre piena di energia, diciamo, questa che mi ha ispirato. E poi un personaggio che, a prescindere se piace come cantante, è molto rispettato dal pubblico e quindi sicuramente destinato ad avere il successo. Quindi una collezione piena di energia, colorata, da spezzare tutti i limiti e tutte le barriere. Ecco, parlaci un po' del materiale che utilizzi. Abbiamo visto che ci sono collage, strappi, catene, tappi di bottiglia, insomma un po' di tutto. Sì, uso un po' di tutto, infatti quando vado in giro raccolgo tutto e di più. La gente mi prende un po' in giro, però sono le mie creature e ci tengo ad allestirli in una maniera più pazza possibile. Io uso la tela, uso le stampe create da me, da tutto il materiale fotografico, scannerizzato, e, cioè tutto quello che riesco a trovare. Creo l'immagine con Photoshop, poi l'immagine viene proiettata su tela e viene elaborata direttamente su tela con i colori acrilici, e uso gli smalti e resina con il glitter. Ecco, abbiamo notato che oltre Madonna hai immortalato anche Michael Jackson. L'hai fatto in memoria oppure già da un po' l'avevi preso come testimone? Michael Jackson ovviamente non poteva mancare, perché è stato ripreso, gli è stata dedicata una canzone al concerto di Madonna, all'ultimo concerto, e quindi comunque li legava un'amicizia tra virgolette lavorativa, e sono stati sempre due idoli, lui da parte dal punto di vista maschile e lei al femminile, però Madonna è ancora viva e Michael Jackson no more. Va bene, l'ultima, hai qualche tuo idolo in particolare per quanto riguarda l'arte, la storia dell'arte, qualche pittore o qualche scultore, qualche artista? Sicuramente, il Picasso è un grande, poi ho sempre ispirato al Gauguin perché mi piaceva molto la sua maniera di ritrarre il corpo umano. E i colori mi piacciono molto, mi piacciono tutti i pittori che usano tanti colori, anche Miró ha una tecnica particolare. Poi Mimmo Rotella, per quanto sia irripetibile nel suo genere, molto easy, molto semplice, qualcosa diciamo noi come artisti cerchiamo di riprendere sempre le tecniche che hanno avuto successo, sicuramente modificandoli nel tuo modo. Ultima cosa, hai già inviato uno dei tuoi quadri, una tua opera Madonna, no? Sapevo, proprio oggi mi hanno chiamato un agente di Londra, lui mi ha chiesto più materiali perché vorrebbe farli vedere a lei. Speriamo. Va bene, tienici informati allora. Grazie, sicuramente, sicuramente. Penso che non gli dispiaceranno perché lo ritratta con tutta l'amore e con tutta ammirazione dalla mia parte. Grazie. Prego, ciao.